appena uscito dalla stazione centrale e tirandosi dietro a quella enorme valigia di similpelle rossa che aveva comperato quando pensava di poter frequentare in sede a Bari la facoltà di giurisprudenza. Cosimo si ritrovò emigrante, ma forse più che emigrante, esule, in quell'enorme città a lui sconosciuta, Milano. Cosimo non sapeva bene cosa fare, aveva sempre in mente l'amarezza e il dolore per quella ragazza che l'aveva lasciato, per quel suo amore che non riusciva a dimenticare. E il suo cuore era grigio, grigio come il tempo di Milano, quella enorme città, grigia anch'essa dagli enormi palazzoni. Quella mattina piovigginava, ma di una pioggerellina sottile sottile, non da aprire l'ombrello che lui non aveva, ma da bagnarlo piano piano. Incominciò a camminare in lungo e in largo, cercando davanti ai negozi qualche messaggio, qualche richiesta di lavoro, qualche offerta di lavoro, fin quando arrivò al Duomo di Milano, la fabbrica del Duomo, quella enorme cattedrale dalle aguglie appuntite e con quella madonnina dorata illuminata in alto che sembrava guardarlo e sorridergli. Allora decise di entrare nel Duomo di Milano per pregare, per chiedere a quella Madonna di Milano un aiuto, un consiglio. Non sapeva cosa fare. Entrò e quasi negli ultimi banchi vi si sedette e si inginocchiò, stette a lungo lì in silenzio a pregare di avere un futuro migliore. Pensavo forse di aver sbagliato fuggendo dalla sua matera, forse avrebbe dovuto continuare a insistere, a cercare di riappacificarsi, ma ci aveva provato, non era stato possibile e l'unica soluzione era la fuga per dimenticare, l'esilio. Se avesse potuto sarebbe andato anche nella legione straniera, ma la violenza non gli piaceva, non gli piaceva il militarismo, le divise, le armi, preferiva così. Qualcosa avrebbe fatto, fino a quando, arrivato quasi in mezzogiorno, gli venne un languorino, quasi fame, e decise di uscire, sempre con quella valigia portata a mano, anche pesante. Continuò a camminare per Milano fino a quando a Piazza Loreto vi trovò un piccolo ristorante dove, visti i prezzi, ordinò solo un primo. Terminato, uscì di nuovo per strada e continuò a camminare in lungo e in largo. Avrebbe voluto trovare una pensione, ma visti i prezzi non si azzardò a prendere una stanza in nessuna di queste, fino a quando non si fece sera. Trovò alle spalle di Piazza Loreto un fruttivendolo
Illuminato, c'erano tanti ragazzi, tanti giovani seduti. Un fruttivendolo che vendeva frutta, ma anche frullati. E essendo ora vicina e non avendo mangiato nient'altro che quel primo a mezzogiorno, prese un succo di frutta, stette un po', poi ritornando, decisi di ritornare alla stazione e dormire lì nella sala d'aspetto. E mentre ritornava alla stazione, vedeva in alto, illuminato quella Madonnina tutta dorata. In alto sul Duomo, una Madonnina che dominava, proteggeva Milano e proteggeva anche lui. E lui si sentì tranquillo, sapeva che la Madonna l'avrebbe aiutato in ogni caso. Rientrò nella stazione centrale, salì la lunga scalinata che portava alle ferrovie, allo scalo, e lì andò nella sala d'aspetto. Si mise in un angolo, seduto, e dormì fino alla mattina.